Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Speciale gara nazionale Elite alla bocciofila durantina. Solo questo in questa rubrica. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Grande la bocciofila durantina, grande bocciodromo, grandi storie, grandi manifestazioni, così come grande e bella e Urbania, l'antica Castel Durante. È un piacere tutti gli anni essere qui a questa gara nazionale Elite, come si deve chiamare oggi. È un piacere, come sempre, ritrovare tanti amici. E questa è l'anteprima della gara. Lei è uno dei volontari? Dicono 9-2 8-1-2-0 si mangia il gelato. Bisogna mangiare, bisogna rinfrescarsi, sai? Che è caldo? È caldo, va bene. Lei alle bocce non manca mai? No, ci sono sempre a vedere. C'è un altro posto dove non manca mai? Casa. Grande campione, ho postato una tua foto su Facebook quando hai vinto i campionati italiani. Dove? A Roma oppure? Dove eri? A Chianciano. Eh sì, eravamo a Chianciano. Mi dica. Sono arrabbiato nero perché non riesco a vedere le televisioni della mia regione. Sono marchigiano, sono infestato dalle televisioni dell'Emilia Romagna, non ne posso più, è ora di finirla, grazie. Come mai oggi è seduto qua? No, solamente fare lo spettatore, oggi faccio lo spettatore. Più divertente. Sì, sì, mille responsabilità, tutto. Qua questo bel signore. Sì. Si rivede. No, come stai? Abbastanza bene, soltanto che tocca venire, no, a giocare, a faticare qui. No, a fare la polenta. Polenta? Sì, polenta in quantità. Non può mancare la polenta. È buona però. Qui a Piobbico la polenta è indispensabile. Come va quest'anno? Va benissimo. Io non ho giocato perché ha detto il tesserino che non ti serve più ormai alla tua età. Se chi mi tocca... Devo... Non siamo ancora arrivati alla presentazione degli 8 finalisti, allora continuiamo a chiacchierare con qualche amico. No, niente, non hai lavoratori. Ciao Maurizio. Sono al lavoro. Lavoro. Sì, sto cercando un po' di adepti per domenica. Ah, ecco. La mamma e il bambino. Sì, ma promesso che ne manda giù una cinquantina. Trovi le mamme o i bambini? Le mamme. Non si trovano le mamme? No, gliela diamo tutte di vinta, no? Farle giocare anche con la minigonna, ma non arrivano. No, comunque fanno il gioco che fanno i bambini, quindi è un gioco semplice. No? Non saremo tanti, però penso 25 coppie di ritrovarle. Allora ci troveremo tutti dove? A Marotta! Alle 9 del mattino, domenica 3 giugno. Ma davvero hai vinto te? Li abbiamo vinto, un po' sofferto, ma siamo stati fortunati. L'anno scorso secondo, l'altro anno secondo, quest'anno primo, abbiamo aumentato un po'. È la giovinezza. È la giovinezza, non è la vecchiaia comunque. Grande arbitro. No, come arbitro? Perché sei un arbitro? Sì, sono anche un arbitro. Abbiamo vinto il titolo italiano, la bocciofila lucrista, in terza categoria. Complimenti. Grazie. Vanno via. Eccolo. Buongiorno. Viene da Acqualagna. Buongiorno. Dove il tartufo si magna. Ciao Maurizio, ciao. Ciao. Allora, quest'anno non ti sei mai arrabbiata? No, non mi sono mai arrabbiata. Perché?
perché non ho fatto una gara. E invece lei si è arrabbiata. Io mi sono arrabbiata anche ieri, sì, perché dopo le partite doppie, una pari, la terza partita non ce l'ha fatta più. Ecco qua due personaggi che si vogliono molto bene. Certo. E questo è vero. Io Floriano l'ho conosciuto in tempi non sospetti, quando si è avvicinato al mondo delle bocce, quando io c'ero già, che avevo i calzoni corti, e gli ho fatto anche qualche dispettuccio, però me l'ha perdonato. Sì. Io mi ricordo, perché però i ragazzi, se si ricordano, nel corridoio della bocciofila di Marotta, gli dissi a Flavio e a... Guardate, voi andate nella Juventus delle bocce, perché quella volta loro erano la Juventus delle bocce. Bisogna riconoscere queste cose. Va bene, adesso io non sono tifoso del calcio, però il paragone è calza. Ed ecco il grande presidente della bocciofila durantina, Gelsomino Torcolacci. Come è andata questa manifestazione? Come tutti gli anni, no? Io di complimenti ne ho ricevuti tanti, penso che siano sinceri, sono convinto che sono sinceri. Io dico che il lavoro paga sempre, abbiamo lavorato tanto, ci siamo impegnati, la gente ci segue, non solo gli amici che passano di bocce, ma anche amici che magari di bocce se ne intendono poco, però vengono qua, vedono lo spettacolo, vedono un palco della prevenzione molto ricco, quindi come dire, non sono soldi gettati così, c'è un bel montepremi, c'è piatti in ceramica, medaglie d'oro, cesti gastronomici. Un po' per tutti, poi una cena per 120-180 persone, non so quanti erano, visto che hanno mangiato tanto, quindi sono soddisfattissimo. E come sempre qui dietro, ma ovunque, vedo tanti amici sponsor. Sì, io li chiamo solo amici. Guarda, non c'è bisogno di fare tanti giri, no. Glielo dico, vai avanti, vai tranquillo come l'anno scorso, oppure che ci raggiunge sempre qualcuno nuovo, quindi sono contento e li ringrazio infinitamente. Tanti amici sponsor, a cominciare da Doddo. Lo sponsor, come si sta? Si sta bene, sì. Si sta molto bene qui, un bel circolo, gente che umana, gente molto sociale, mi ci trovo molto bene. Tanti amici? Sì, molti, anche troppi, qualcuno si potrebbe... Ma anche Dodd? No, Dodd è un amico, ci ha offerto anche una bella bottiglia di vino, grazie mille, lo ringrazio di cuore. Grazie di cuore. Chiudiamo avanti, siamo sempre qua con Gelsomino. Sempre vicini alla bocciofila. Tutti gli anni ci siamo, anche, siamo anche con altre associazioni, ma comunque la manina la diamo tutti. La dita come va? Lo domando tutti gli anni. Bene, sì. Ringraziando il buon Dio, ci siamo. Dai, guardi, è stata una giornata bella, anche quella di ieri. Oggi diciamo era la Serie A, quindi è la più importante. È andata bene, dai, ok? Ciao. Peccato. E dalle foto un po' di storia della bocciofila durantina. Però presto tornerà a giocare a bocce. Ecco, fra poco scenderanno in campo gli otto del girone di finale. Thank you.
E ora ascoltiamo il sindaco di Urbania, Marco Ciccolini. Appuntamento da non perdere qui alla Bocciofila Durantino. Sì, beh, un appuntamento ormai importante, perché si ripete ormai da diverso tempo, da diversi anni, ed è una bella giornata perché vede partecipare tanti atleti da tutta la regione e vede una parte fuori regione. E anche fuori regione vede una partecipazione attiva anche di volontari, di persone che aiutano, di persone che collaborano, perciò una giornata viva e bella. Poi tra le altre cose a Urbania si è costituita ormai da un anno una squadra di ragazzini e sono diversi, perché sono una ventina di ragazzi, 20 più di 20 ragazzini, e questo ha creato molto entusiasmo. Infatti anche nella presentazione di oggi erano presenti due ragazzini che aprivano e chiudevano la parata, insomma, di apertura della gara, due ragazzine di 10 anni che fanno parte della società. Bene, quindi c'è anche da dire che queste manifestazioni si fanno grazie a tante ditte, tanti sponsor che sono amici e che sostengono questo sport, questa società. Sì, c'è da dire che oggi non è facile trovare sponsor, è molto difficile trovare sponsor, ma nonostante questo la Bocciofila, questa struttura, riesce ad avere molti amici, perché l'organizzazione, perché il direttivo, perché il presidente sono persone valide, persone che sanno dare, sono generosi e riescono a creare quel clima adatto a portare gente, a creare un sociale, a creare dei rapporti, e per questa ragione, per l'ottima capacità anche organizzativa, gli sponsor arrivano, insomma, gli amici sono tanti. Siamo così arrivati alle due semifinali. Dario Bartoli, San Cristoforo, Giorgio Olegi, Barcardelli, Francesco Santoriello, Enrico Millo, Federico Patrignani, col Bordolo. Giorgio Olegi sta perdendo per 2-0, ma ora ha la possibilità di recuperare. Ecco il secondo punto inserito. Ancora una costa di Olegi, perfetto. È il terzo punto. Ultima boccia per Giorgio Olegi, e però questa non è il quarto punto, 3-2 per lui. E ora andiamo nell'altra corsia con Francesco Santoriello, che effettua un ottimo accosto, la bocciata di Federico Patrignani e va via pulita la boccia. Santoriello colpisce, prende il punto. Patrignani all'accosto, naturalmente il punto è preso, Santoriello di nuovo alla bocciata, colpisce e punto, è ripreso. Federico Patrignani, ultima boccia,
Naturalmente il punto è preso e Santoriello, vediamo, può pareggiare, ma sbaglia la bocciata ed è il 2-0 per Patrignani. E ora ritorniamo sull'altra corsia dove c'è Dario Bartoli che ha conquistato 2 punti e si è portato a condurre per 4-3. Santoriello all'accosto, è l'ultima boccia, e però non prende il punto. Patrignani inserisce il secondo punto e si porta a condurre per 4-0. La bocciata di Dario Bartoli sbaglia, ha colpito la sua anziché la boccia del punto, e ora viene all'accosto, ma c'è Giorgio Alegi che può se non altro pareggiare. E infatti è già ai 4 pari, ma arriva il sorpasso 5-4 per Alegi. Patrignani alla bocciata, sbaglia, ora viene all'accosto, non prende il punto. Santoriello ha la possibilità di accorciare le distanze. Un punto a terra e il secondo è arrivato, 2-4. E ora vediamo Alegi. Non prende il punto. Ci riprova Alegi. E il punto è preso. Bartoli alla bocciata, colpisce ma se ne va anche la sua boccia. Il punto per Alegi, 6-4. La bocciata di Patrignani ed è una bella bocciata, 3 punti per lui. E si porta sul 7-2. Giorgio Alegi all'accosto. Per poco, ma non prende il punto. Dario Bartoli. E non inserisce il secondo punto ed è solo un 5-6. Patrignani all'accosto. E forse il punto è preso. Comunque Santoriello tira il pallino e a fondo campo, non gli va troppo bene, il punto resta di Patrignani. Ora però Santoriello con l'ultima boccia, sì, un bel centro dalla parte giusta e sono 3 punti, 5-7. Giorgio Alegi all'accosto, ultima boccia, e non prende il punto. Dario Bartoli. Non è facile inserire il secondo punto, è soltanto un punto, 6 pari. Ora vediamo nell'altra corsia Santoriello. Siamo a fondo campo, il punto è di Patrignani, non ha preso il punto Santoriello e ora con l'ultima boccia lo prende. Patrignani colpisce, il pallino torna indietro, il punto è di Santoriello, ma una boccia da giocare per Patrignani ed è un punto sicuro ed è l'8-5. Giorgio Alegi alla bocciata, ha colpito e il punto è preso, c'è spazio per inserire il secondo punto e c'è spazio per inserire il terzo punto e Alegi si porta a condurre per 9-6. Santoriello alla bocciata sul pallino, lo colpisce, punto è suo e ora ha la possibilità di conquistare addirittura 3 punti e pareggiare, e sì, sono 3 punti del pareggio, 8-8. Intanto vediamo Alegi alla bocciata, colpisce pulito. Dario Bartoli viene all'accosto e riprende il punto. Alegi va al tiro sul pallino, lo colpisce
E a fondo campo, vediamo, sono due punti per lui. Potrebbe chiudere qui la partita Giorgio Aleggi. 9, 10, 11 a terra, ma purtroppo per lui è corta la sua boccia ed è soltanto un 11 a 6. Santoriello di nuovo tira sul pallino, era questa l'ultima boccia per lui, si è salvato perché ha conquistato tre bei punti a fondo campo. Patrignani è venuto a controllare il gioco, poi decide di tirare la boccia corta, ma addirittura la sbaglia. E intanto abbiamo appena visto una bella bocciata di volo di Dario Bartoli. Ora Patrignani viene all'accosto, ultima boccia. E due punti sicuri, e addirittura 3, 11 a 8 e di là Bartoli si è portato sull'11 a 8, coincidenza. Aleggi all'accosto. Non è un gran bell'accosto. Bartoli al vantaggio, ma nemmeno lui riprende il punto. Ora però lo fa. Aleggi, ultima boccia. E non passa. Punto a terra di Dario Bartoli, che ora con l'ultima boccia non fa il secondo punto e si porta sul 9 a 11. Santoriello non prende il punto, era l'ultima boccia. Federico Patrignani non prende il secondo punto e anche qui guardate che coincidenza, c'è un 9 a 11, 9 a 11 in entrambe le semifinali. Dario Bartoli al tiro sul pallino, ha sbagliato, ci riprova, è l'ultima boccia. E il punto a terra e la vittoria per Giorgio Aleggi, che approda la finalissima. E nell'altra corsia vediamo questo ottimo accosto di Santoriello e ultima boccia per Patrignani, errore, e la vittoria e la finalissima per Francesco Santoriello. Difficile fare un pronostico, ma ascoltiamo due o tre spettatori e sentiamo cosa hanno da dire. Una previsione, chi vincerà? Chi arriva prima 12. Chi vincerà? La Juventus. Le voci sono sferiche, è difficile capire. Chi vincerà? No comment. Solo 5 secondi di pubblicità, poi la finalissima della gara nazionale Elite alla bocciofila durantina. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Giorgio Aleggi all'accosto. Buono, su accosto la bocciata di Santoriello, colpisce e il punto è preso. Aleggi. Meno buono questo accosto e Santoriello decide di venire anche lui all'accosto, ha preso il punto per poco, Aleggi lo riprende per poco, Santoriello è passata bene la boccia di Santoriello, punto preso, Aleggi alla bocciata, colpisce. E ora la bocciata anche Santoriello, ma porta via soltanto una boccia e il primo punto è per Giorgio Aleggi. Francesco Santoriello alla bocciata, colpisce. Giorgio Aleggi all'accosto e non riprende il punto, ci riprova Aleggi, tocca la sua boccia e il punto è preso. Santoriello colpisce ma sposta anche il pallino, a fondo campo, due punti suoi, ma c'è spazio e Aleggi conquista il secondo punto, 2 a 0. Aleggi alla bocciata, non sappiamo se ha tirato la boccia del pallino, comunque è stato un errore. Ora Aleggi viene all'accosto,
non prende il punto, ultima boccia per Aleggi e tocca il pallino ma si annulla. Punto a terra per Santoriello che inserisce il secondo punto. Ultima boccia, non arriva il terzo ed è il pareggio, 2-2. Eh sì, proprio una bella terna. Aleggi, l'accosto. Ottimo il suo accosto. Santoriello, la bocciata. Eh sì, buona anche la sua bocciata. Vediamo a fondo campo cosa succede. E il punto è preso. Aleggi. Troppo corta la sua boccia. Santoriello non ha inserito il secondo punto, ora va a bocciare, ma è soltanto un punto, 3-2. Aleggi all'accosto. E straordinario soccorso, punto preso, la bocciata di Santoriello è altrettanto straordinaria. Partita pulita, la boccia dell'avversario, ora Santoriello inserisce il secondo punto e si porta a condurre per 5-2. Santoriello ha dichiarato il pallino, lo ha colpito. E sono due punti a fondo campo. Aleggi ha annullato la sua boccia. Giorgio Aleggi va a tirare ora la boccia corta, l'ha colpita, ma ha colpito anche una boccia del suo avversario. Comunque ora tenta il colpaccio Santoriello e sono tre punti per lui, 8-2. Santoriello all'accosto, siamo a fondo campo. Ottimo accosto il suo, la bocciata di Aleggi, ottima bocciata. Ancora Santoriello all'accosto e questa volta non prende il punto. Aleggi può inserire il secondo punto ma non lo fa. Un punto per lui, 3-8. Aleggi all'accosto. Siamo a fondo campo. Punto preso. La bocciata e l'errore di Santoriello. Ora viene all'accosto Francesco Santoriello, ma non prende il punto. Aleggi deve recuperare. Un punto a terra, va a tirare la boccia laterale e non colpisce ed è soltanto un punto, 4-8. Aleggi all'accosto, ottimo il suo accosto a fondo campo, la bocciata di Santoriello e sbaglia, va bene così per Aleggi. Ora quest'altra bocciata di Santoriello con l'ultima boccia, ma il punto è di Giorgio Aleggi che ora vediamo se riesce a conquistare il secondo punto. Eh no, è soltanto un punto, 5-8. Lento il recupero di Aleggi, molto lento. E siamo di nuovo a fondo campo con due bocce attaccate al pallino. E Santoriello sbaglia la bocciata, ora tira la boccia laterale, ma non gli fa gioco. Due punti a terra per Aleggi, che ora può addirittura pareggiare. Ah, non con questa boccia, non è arrivato il terzo punto. E non arriva nemmeno con questa. Siamo sul 7-8. Eh sì, Aleggi ha lasciato diversi punti per strada. Ancora il gioco a fondo campo, Aleggi alla bocciata. E non colpisce. Ora viene all'accosto, ultima boccia per lui.
Però è corta. Santoriello, ottimo il suo accosto, è il secondo punto. Ultima boccia per Francesco Santoriello. E sì, addirittura il terzo punto, e c'è anche un caloroso applauso da un pubblico che non è il suo. 11-7. Santoriello alla bocciata. Colpisce l'accosto di Aleci. Ottimo accosto. Deve inserire il secondo punto, c'ha spazio ma non lo inserisce ed è solo un 11-8. Aleggi colpisce, sposta anche il pallino. Santoriello all'accosto, prende il punto anche se non è molto buono. Ma Aleggi non lo riprende, ora ha dichiarato il pallino di volo, vuole annullare la giocata. L'ha colpito il pallino e a fondo campo non gli è andata proprio bene. Il punto e la vittoria, Francesco Santoriello, Bocciofi Enrico Millo, Salerno. Complimenti, sei venuto da lontano. Da dove sei venuto? Da Salerno vengo, sono 3 giorni che sto fuori. Sono partito venerdì pomeriggio. Ieri ho fatto la gara a Como, sono ritornato, ieri sera sono venuto qua a fare questa gara. A che fa niente? Ma a dire la verità non lo so, mi meraviglio anche io, ma mi sento ancora benissimo. Forse è il lavoro che faccio in settimana prima di venire a fare queste gare. A chi la vuoi dedicare questa bella vittoria? Ma al primo la dedico a me stesso perché faccio un sacco di sacrifici e poi a tutti quelli che mi stanno vicino. Il servizio è stato molto lungo e per ragioni di spazio rinviamo alla rubrica della prossima settimana l'intervista al presidente Simoncini e la cerimonia delle premiazioni. Arrivederci. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo.